Da regione cerniera a regione in forte crisi depressiva. L'Abruzzo ha fatto passi indietro da gigante negli ultimi 10 anni e il sindacato prova a dare delle risposte. La UIL Abruzzo lo ha fatto parlandone al congresso regionale, cercando quelle soluzioni che permetterebbero di uscire dal momento nero. Secondo la UIL, la soluzione ideale sarebbe il lavoro, che servirebbe a rilanciare la spesa e i consumi. Inevitabile però passare attraverso gli investimenti. Per uscire dalla crisi bisogna fare investimenti pubblici, di questa parola ormai non se ne sente più l'eco, e privati. E bisogna eliminare le tasse nel mondo del lavoro, ai lavoratori e alle imprese. Il vero problema che abbiamo non è tanto nelle imprese che lavorano per il mercato estero e vanno benissimo, e più di questo non possono fare, ma perché l'80% delle nostre imprese lavorano per il mercato interno, per i consumi interni. Se i lavoratori pensionati, i giovani, non hanno i soldi per comprare ciò che produciamo per noi stessi, le aziende sono destinate al fallimento, alla chiusura. Dal 2000 l'Abruzzo va peggio delle altre regioni italiane, poi è arrivata la crisi con un impatto fortissimo sull'apparato produttivo, il terremoto. Oggi c'è una divergenza fra i dati del Mezzogiorno e dell'Abruzzo e quelli del resto d'Italia, ricordandoci che il resto d'Italia non è in salute, ma è il paese più in decadenza del gruppo dei paesi avanzati. Ci vuole intanto però che il lavoro sia obiettivo degli investimenti. I soldi dei fondi europei, per esempio, dei fondi nazionali, devono essere spesi in base a dei risultati attesi, vanno identificati risultati occupazionali certi a cui puntare. È finito il tempo del sindacato che si contrapponeva all'azienda, il tempo della conflittualità è chiuso, sì, rimane i rimasugli di una situazione in cui ancora molte imprese e ancora molti lavoratori si trovano in difficoltà e quindi c'è il sindacato e il padrone, ma qui si è vincenti sui mercati interni, solo se si fa sistema. Solo se si apre la democrazia economica, solo se i lavoratori diventano i secondi azionisti dell'azienda. L'Abruzzo è l'ex regione cerniera, come ha detto Roberto Campo nella sua relazione, e per essere stato io a coniare questa espressione nell'ormai lontano 1982 purtroppo non posso che essere d'accordo. E non è più la regione cerniera perché manca un progetto organico di assetto economico territoriale del paese. L'Abruzzo però mantiene una posizione strategica, un forte apparato industriale e soprattutto le grandi capacità di lavoro della sua popolazione. Io credo che le prospettive possano essere decisamente migliori del momento attuale.